sì. Bon. Vai, alla qua galera. Ciao a tutti, stiamo provando qui un attimo il video se è inquadrato bene, sembra più o meno sì. Boa noite. Para os amigos no Brasil, a gente vai fazer um live hoje só em italiano, mas dá para entender um pouco, e a gente vai tocar, e a música não precisa de tradução, então dá para a gente curtir do mesmo jeito. Que tá faltando aqui? Tá faltando a flautista. Cristian sta già chiedendo, dov'è la barba? Oh, caraca! Dá volta por aqui, não faz mesmo. Baixou a luz? Problemas tecnológicos com o cavo aqui. Sim. Ciao a tutti! Ci siamo, no? Ci siamo, sì. Io lì non mi vedo, però, dovremmo esserci. Sì. Dovrei arrivare fra un po'. Comunque voi sentite, no? Vedete, sentite, spero. Qualcuno che ci scrive. Perché c'è la porta aperta? Vai. Ok, ciao a tutti. Come ha detto Marco, stasera facciamo un live solo in italiano, per la gioia dei nostri amici italiani. E così non dovete ascoltare tutti e due ripetere le stesse cose per due volte. Eccomi, finalmente io compaio, solo ora. Allora, che cosa facciamo stasera? Suoniamo un paio di pezzi, come al solito, e vi aggiorniamo un po'. Con che cosa di aggiornamento partiamo? Lo diciamo dopo? Tu. No, scegli tu. Ok, allora il disco, sapete già che c'è il nostro nuovo disco, no? Procede benissimo. Ieri siamo stati a Perugia a registrare con Gabriele Mirabassi, clarinettista, che abbiamo registrato tre pezzi, però non sappiamo ancora se nel disco entreranno tutte e tre, vediamo. Abbiamo fatto un pezzo mio, un pezzo di Hamilton di Olanda, tutto a posto lì? Sì, un pezzo di Hamilton di Olanda e un pezzo di Alexandre Ribeiro, clarinettista di São Paulo. Alexandre, se sta vendo a gente, vai via a gente, um abraço. Poi a gente manda o risultato della gravazione. Sfocato. Deve estar suja a lente. Sembra un po' sporca la lente lì, perché il cellulare di Barbara è pieno di... Stai parlando in portoghese. Impronte digitali dappertutto. Scusate, un secondo. Vai. Ecco, vai, di pure. Va bene, il live è pieno di, questi problemi tecnici normalissimi. Quindi, siamo stati a Perugia a registrare dei pezzi per il disco nuovo. Parallelamente stiamo lavorando sul repertorio definitivo, che ancora stiamo decidendo due o tre cose. Quindi... Oggi suoniamo, cosa suoniamo oggi? Un pezzo mio che non c'entra col disco. Suoni il piedino. Suoniamo un pezzo mio che non c'entra col disco. Che vorremmo registrare nel disco, ma però non c'è spazio. Non ci sarà modo. Poi un altro brano di, Valgira Azevedo. Diciamo dopo. Forse qualcos'altro, vediamo. Ma tu hai detto con chi siamo stati a registrare ieri? Sì. Ah sì, nel frattempo l'ha detto. Ok. E niente, poi suoniamo e poi parliamo, diciamo okay. Qualcos'altro. Voilà. Allora, questo pezzo è dedicato a Rogério Tavares. Rogério Tavares è un grandissimo musicista, un carissimo amico che abita qui a Bologna. Chitarrista, cantante, compositore e repentista, un sacco di cose. E questo pezzo è dedicato a lui, si chiama Praia do Tavares. Questo piede lo puoi togliere? Sì, tu che sei no, no, io non posso allontanarmi perché è stretto oggi. Vabbè, abbiamo sempre problemi di spazio. Vado? Quando vuoi. Thank you.
A tutti e quelli che sono arrivati adesso, che cos'era questa? Ridicelo tu. Io? Sì, per chi insomma è arrivato in questo momento e ci sta seguendo solo adesso. Questo è un pezzo mio che ho scritto poco fa, qualche mese fa, dedicato a Rogério Tavares, che è un, come dicevo... Ciao Rogério! Non so se sarà che il tavolo da gente, forse, no? Un carissimo amico, grandissimo musicista, chitarrista, compositore, cantante che abita qui in Italia già. Casalecchio. Ma lui non ha questo accento. No. Esatto. E niente, si chiama Praia do Tavares, lo spartito che faccio vedere il qui, si vede? Per chi lo volesse. Se a qualcuno piace sto pezzo e veramente ha voglia di suonarlo, bla bla bla, posso mandare lo spartito senza problemi. Ecco, non fatemi strani, così. Non abbiate strani timori. Perché Marco è sempre molto contento di distribuire partiture, perché insomma la musica è viva, se non viene suonata si sa neanche perché uno la vorrebbe scrivere. E poi questo pezzo lo suoniamo anche alla Roda di Sciore di Bologna. Vero, così quindi ve lo studiate. Se ve lo studiate a casa potete anche venire a partecipare alla Roda di Sciore dopo. Quindi un sacco di benefici. Esatto, quindi chiedete lo spartito a Marco che avrete un sacco di benefici. Allora, per chi ci sta seguendo solo adesso, oggi facciamo un live solo in italiano, quindi se c'è qualcuno che non capisce quello che diciamo, al massimo ci chiede la traduzione dopo. No. E vi aggiorniamo un po' su come sta procedendo il disco.
Siamo stati ieri a Perugia, per chi insomma, si è collegato adesso, e abbiamo avuto l'onore grandissimo di registrare con un nostro amico e grandissimo musicista che è Gabriele Mirabassi. Abbiamo registrato tre pezzi con lui, che dobbiamo decidere in realtà se tutti e tre andranno nel disco, però ci sono alte probabilità perché sono venuti bene tutti e tre, quindi la vedo dura. Decisione difficile. Sono un bellissimo pezzo di Hamilton Giolanda che mi viene solo la lacrimuccia se ci penso. È stato fantastico. Siamo io e il clarinetto e il flauto, insomma, hanno giocato insieme parecchio, è stato molto bello. E poi un pezzo di Alexandre di cui abbiamo fatto un accenno, che abbiamo accennato in un altro video. Poi è un figo. Quindi molto figo. E poi abbiamo registrato un pezzo di Marco, che è dedicato appunto a Gabriele, anche se il nome non è ancora sicuro, però insomma, un bel pezzo di sciorero un po' rapido. Vabbè, noi come cantanti sullo Meglio sciorero me li lascio ci aperti. sta. Comunque, insomma, siamo molto contenti, i pezzi sono tutti e tre molto fighi, quindi vediamo. E, il disco procede, il crowdfunding procede. Questo è importantissimo. Chi fosse interessato, potete, come sapete già, molti di voi, contribuire. C'è il link anche qui, l'ho lasciato Messo in già sul alto, sì, sul coso, live. perfetto. Ecco, si vede noi che cantiamo lì, in notevole ritardo sul PC. Quindi, per chi volesse, il nostro crowdfunding è www.gofundme.com/sciorogirua_ CD. Comunque poi in caso ci sono tutti i riferimenti nella descrizione di questo video. E, oggi abbiamo pensato di fare, come abbiamo sempre fatto in realtà nella maggior parte dei nostri live, ultimamente ci eravamo un po' più concentrati sui pezzi del disco, o comunque a parlare del disco, facciamo un pezzo che si conosce, un pezzo abbastanza famoso. In Roda di Sciorro da noi a Bologna non si fa molto, ma perché insomma, perché ci sono sempre tanti milioni di pezzi bellissimi, ma piano piano inseriremo anche questo. Ed è un sciorero di Valgir Azevedo, per chi non lo sapesse. Per chi non sapesse, Valgir Azevedo è stato uno dei nomi più importanti dello sciorero, insomma, della musica brasiliana, cavaquinista, compositore. Lui ha fatto tanti pezzi che sono diventati all'epoca anche dei hit parade, Hit, un po' sì, suonavano top ten. tantissimo in radio e tutto quanto. È diventato Lui è famosino anche lui, conosciuto eh? in Italia, è conosciuto soprattutto per il suo pezzo Delicado, Di cui abbiamo che è un una baion, tra diapositiva. l'altro. Oggi non suoniamo, oggi cantiamo sui pezzi. Esatto. Insomma, è No, è un importante questo perché molti italiani conosceranno questo pezzo perché mi sa brano. che è stata la colonna sonora di una pubblicità, no, di una pubblicità, di un Un programma, programma italiano ok. di tanti anni fa. Infatti c'è una storia interessante che Valdir Azevedo, che non sapeva, poi all'epoca non c'era internet, non c'era niente così, lui non sapeva che era conosciuto in tutto il mondo e che questo suo pezzo era conosciuto in tutto il mondo. Mi aveva raccontato una volta, mi sa che è una storia abbastanza conosciuta, che lui una volta tipo a Istanbul, non so dove, camminava lì completamente sconosciuto da tutti, non so, Perso. e ha visto tipo una, come si chiama, una cascina di musica, una Una, scatoletta, sì, quelle cascine di musica, come va, che suona, sì, è bah bah, tipo un delle registratore. Sì, melodie, sì, sì. no, non registratore, No, non era. cascina che la apre, suona, fa Al tin, Carillon? tin, tin, tin. Sì, tipo Carillon? quella, Ah, no, quella no, io pensavo quelle esatto. cassettine Cascina che. di Vabbè. musica. E lui entra in questo negozio così, completamente a caso, e vede che c'è questo carillon, questa cosa qua, suonando il suo pezzo. Sarà con quei suonini così. E lui se ne rende conto in quel momento lì del suo successo. Insomma, quello che facciamo si chiama Sciorro Novo in Do adesso. Non è famoso Non è famoso come come l'altro, però è un pezzo delicato, ma molto suonato in Brasile, in Rosa di Choro. Si chiama Choro Novo in Do, in realtà è più che altro un samba. Una melodia più. È un choro sambado, un samba chorado, come volete. Facciamo? un short Se c'è sambado. qualcosa Vamo ancora da là. dire? No. Valgir Azevedo, sciorero novo in do.
Si chiama Shorenovo in Do perché è In do, in almeno Do. questo è vero. Non è come certa gente che scrive i pezzi in sol e poi li chiama in fa. No, io quello l'avevo scritto in Fa, era in Fa, però poi ho spostato e ho lasciato il Però ha nome. lasciato lo stesso titolo, vabbè. Perché un po' di fregatura Va bene. ci vuole sempre. Shorenovo in Do, vuol dire meno papo, mais ação. Quem começa? Então, não, vamos fazer, inventar uma introduçãozinha aqui, ó. Pega do Fá menor, Tadadã! Sim. lento aqui e tal, Sim, depois finge que finge que é um finge. arranjo e tal, vai. Acho che era melhor niente feito. Ideona di Marco. Ideona, ideona. Vabbè. È Acontece. così, lo show è così, eh. Funziona sì, È eh. così. A volte uno deve provarci. Se viene bene, è una figata. Se non viene benissimo, non verrà male. Verrà una Era mezza roba, insomma. particolare. Esatto, originale verrà. Comunque, questo per chi si è collegato adesso era Shoronovu Novu en Do. Apertura e chiusura di ste vocali mi Shore farebbe. nuovo in Do, è solo l'ultimo che è Lo aperto. so, ma è scioro e io Shore direi nuovo in Do, scioro. già. Novo e io direi nuovo. E in Do, do, diresti do, du. no, do direi do, è Allora va l'unico che bene. viene naturale. Comunque, Valgira Azevedo, come dicevamo prima. E,
cosa abbiamo detto? Quando non c'eravate, abbiamo suonato Praia du Tavares per chi volesse, che è un pezzo di Marco prima di questo. Dopo il live sarà disponibile anche offline, no, insomma, non live, quindi potete anche riguardare Rimettere da indietro, capo, ascoltare il pezzo. Ah, quindi esatto. se sei arrivato adesso, non ti preoccupare. Volevamo aggiornarvi anche su, insomma, su come va il CD. Ancora non abbiamo deciso tutti i pezzi, però siamo a buon punto, nel senso che alcuni veramente non vorremmo scartarli, ma saremo costretti a farlo. C'è un pezzo che noi vorremmo fare tantissimo e che in realtà abbiamo già registrato, quindi probabilmente a breve metteremo su il video, direttamente su Possiamo Facebook. ripubblicare, sì. Sì, ripubblicheremo il video che è su YouTube e vi facciamo sentire un pezzettino di questo brano che è bellissimo. È un brano di un nostro amico, in realtà è un amico di Marco perché io ancora non lo conosco di persona, però insomma, fra gli showrunners qui in Europa è un nome importante perché sono tantissimi anni che vive qua, vive a Saint-Provence, in Francia, e lui insieme alla sua compagna, la moglie, Claire Luisi, che è francese, suona mandolino, insomma. Sono due nomi importanti che portano avanti non solo lo choro, ma la musica brasiliana di qualità e non solo la musica brasiliana, anche la commistione, nuovi stili di musica brasiliana. Anche la che? Commistione, è l'unione, è tipo mix, Commistione. commistione. Marco scopre parole nuove. comunque, insomma, lui è Cristiano Nascimento, che è un fantastico sette corde, trombonista, suona, è Compositore, compositore, arrangiatore, arrangiatore, un sacco insomma. di cose. Amico e grande persona, insomma, da quello che dice Marco è anche una persona carinissima. Quindi saremmo triplamente contenti di registrare il suo pezzo, però veramente non possiamo dare certezze perché sono talmente tanti i brani in giro qui, belli, che ci sono arrivati da ogni parte, che sono piovuti da ogni parte, che non sappiamo come fare per scegliere. Infatti. E comunque ve ne facciamo sentire un pezzettino, no? Sì, però prima voglio farvi vedere una cosa. Io mi adoro. Dammi. Beh, è al Come contrario ancora. Ah contrario? no, adesso non sarà al contrario? Perché non abbiamo più la telecamera al contrario. Abbiamo la valletta, non ti vedrai lì, è inutile che ti guardo No, ti perché è in copro, ritardo. guarda. Ok, allora lo tengo io. Esatto, esatto. Esatto. Così non c'è bisogno di vedere Barbs Mi dietro. raccomando, questo disco sarà una bomba. Quindi eccolo il valletto lì che si allontana. Quindi contribuite per acquistare il vostro nuovo disco anticipatamente. Potete prenderlo o solo online, quindi scaricare Wave, MP3, insomma, quello che vi pare. Oppure potete anche avere il disco fisico o anche delle lezioni con Choro Jirua o anche un sacco di spartiti. Ah, vedi, adesso è dritto Esatto. finalmente. Se siete qui di Bologna o se ci becchiamo in concerto, possiamo consegnarvi il disco a mano, ovviamente, debitamente firmato. Devidamente Dovutamente firmato. devidamente è Dividamente. do David, esatto. Oppure se abitate un po' lontani, possiamo ovviamente spedire il disco. C'è tutto in questo indirizzo qui, ci sono tutte le opzioni In italiano? in No. italiano e in inglese perché ovviamente, però si capisce bene, non è È un problema. facile, esatto, anche per chi Un non disco, parla due inglese. dischi, chi vuole lezioni ad esempio, possiamo fare una lezione presenziale ovviamente se Siete in riusciamo zona a, o o passate se, qui? esatto, oppure anche con Skype, Anche normale, presenziale, anche, interessante, ma non, no. no, come si chiama? No. Di persona. Di persona. Vabbè, Presenziale, interessante, ma no. ok, poi ne Ne parlerò con la discutiamo con la Treccani, crusca lì, con con la la Crusca, crusca. esatto. Cos'è Devidamente e Devidamente e presenziale? presenziale. Ecco, vabbè. Il lupo, No. aggiungo anche il No, lupo, ecco. presenziale è interessante, devo dire la verità. Presenziale può essere benissimo Ok, non applicato. deviamo troppo l'argomento. Ok. Quindi le lezioni possono essere anche via Skype se volete. Insomma, su questo indirizzo c'è tutto. Lasciamo stare questa roba qui allora. Avete già visto abbastanza. E il disco, insomma, promette bene, quindi non vi Esatto. deluderemo, insomma, se ci aiuterete non vi deluderemo. Esatto. E come abbiamo sempre detto, dovrebbe essere pronto fra fine marzo e primi di aprile. E probabilmente faremo partire la presentazione da aprile in poi. Allora, intanto vi aggiorniamo, domani siamo a Padova, non so se c'è qualcuno, purtroppo saremo impegnati tutto il giorno, però insomma, se qualcuno da Padova ci sta ascoltando, entri pure in contatto con noi perché torneremo a Padova presto, probabilmente È riusciremo anche a vero. organizzare una masterclass là, grazie a un amico.
che è E Marco anche la Hoda di Bonutto, e Shore. anche Roda di Scioro. Roda di Scioro ve lo diciamo già, è già confermatissima. Martedì 12 marzo, quindi fra pochissimo, al Refosco. Oddio, Al adesso Refosco che c'ho è in un centro. dubbio, Sì. ma dovrebbe essere in centro, un bellissimo posto, tra l'altro dove abbiamo già suonato, è andata molto bene, c'è una stanza apposta solo per i concerti all'ultimo piano, ci è piaciuto molto. Per Quindi segnate questo nella vostra agenda, gli amici 12 veneti, marzo. direi in Sì. generale, no? Per tutti quelli che non stanno troppo lontano. 12 marzo la Hoda di Scioro confermatissima. Non sarà concerto, attenzione, Roda di Scioro, quindi potete portare gli strumenti, suonare veramente con noi, non è concerto, e potete chiederci gli spartiti prima e gasarvi, insomma, insieme a noi durante una roda. Noi probabilmente verremo da Bologna in 5, quindi cioè, se non di più, se riusciamo anche a portare via due macchine non sarebbe male, quindi saremo un bel gruppone. E domani invece siamo dal nostro amico Bonutto, che dobbiamo registrare un video con lui, Marco Bonutto, percussionista, che sta a Padova, ma in realtà ha vissuto anche all'estero per un po' di anni. Soprattutto Cuba, e poi vi diremo meglio. È un video interessante, è promozionale per lui, per le cose che fa lui, però poi vi racconteremo meglio perché il video uscirà e probabilmente lo pubblicheremo anche sui. Suoneremo un paio di pezzi di Sì, Shoro Shore Samba. tradizionali, insomma, sarà figo. Sì, ne siamo molto contenti. Poi dopo lo metteremo sui social, quindi lo vedrete. Quante persone ci Io guardano non riesco. adesso? Beh, se vuoi dare un'occhiata, io Guarda non un vedo attimo al volo. assolutamente. Watching now sto vedendo, ma non vedo il numero. Quindi c'è 10 persone più o meno. Ok, Francesco Kramer, saluto a Gabriele tutti. Ciao, Gaderani, Nicola Manco, Piccirillo, Christian Bauer. ciao. Pierfrancesco, Per Francesco, Alair. Yuri C'è Pecci, anche Alair, Sibelius. Yuri. Ciao, Yuri. Yuri l'abbiamo conosciuto ieri. Ecco, questo è interessante, lo diciamo perché è un bel posto. Non so se Yuri ci sta ancora ascoltando. Ieri siamo stati al Music Lab. Adesso c'ho un dubbio, No, ma. Music Farm a Music Farm, ecco, poi magari Perugia. chi fosse interessato diamo i contatti in privato, è un bellissimo posto, uno studio di registrazione, permettetemi il termine, della Madonna, bello anche da un punto di vista estetico perché è una casa di campagna 1600, ristrutturata con le tre vie viste, insomma molto bella nella pianura sotto Perugia e ci siamo trovati benissimo, ci hanno accolto come se fosse una famiglia, ci siamo messi anche a mangiare a pranzo fuori con una specie di tavolo di legno che credo fosse un vecchio di quelli che si usano per i cavi giganti industriali, no? Messo in orizzontale e noi lì sopra a mangiare, è stato bellissimo. Quindi salutiamo Yuri, chi fosse interessato a questo studio dove è andato anche, appunto c'era anche Gabriele ieri, vi diamo meglio i Esatto. contatti e c'era questo Yuri che era qui, che salutiamo. Dicevamo, facciamo l'ultimo Lo pezzo pezzo. e poi vi salutiamo perché non ho guardato quanti minuti, ma mi sa che È già un è po', un po', quindi no? sa che si è fatta una Se come al certa. solito esageriamo. Ma insomma sappiamo che a qualcuno piace anche così, quindi va bene. E facciamo un claridage. Come facciamo un claridage? Facciamo un A. Avvia. Tutto? Sì, va bene. Bravo. E fare. No, messo dove? Vai. Wow, se ne fa Voilà. imparare musica a me. Thank you.
Energy Cristiano, bravissimo. Grande. Bellissimo. Bellissimo. Ci piace un sacco questo pezzo. Abbiamo fatto un video con questa cosa qua. Poi, come diceva Laura, magari li pubblichiamo su Facebook. E niente, grazie a tutti, che, tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci, di vederci. Fino alla fine, esatto. Fino alla fine. E speriamo, insomma, speriamo di farci vedere di nuovo presto, probabilmente prossima settimana, se ci riusciamo, esatto. Se riusciamo a incastrare anche le registrazioni con l'attività del live. E comunque vi terremo aggiornati, mi raccomando, aiutateci col crowdfunding, che è super importante per noi, esatto. Per poterci permettere di fare questo nuovo lavoro. Ecco, Marco, la nostra valletta di nuovo si fa vedere. Cioè, si vede? Si vede, sì. Sì, si vede. E niente, grazie a tutti e buonanotte. Vai tu a dare un stop, vado io a dare uno stop. Esatto. Non è lì, è qui. Ciao.